C'era una volta un corvo che amava svolazzare vicino ad un boschetto. Una mattina, mentre fischiettava tranquillo, un cacciatore lo vide, gli lanciò un laccio e riuscì a catturarlo. Lo legò stretto ad un albero in attesa di tornare a riprenderlo e proseguì la caccia. Il corvo cominciò a gridare, ma nessuno poteva sentirlo. Disperato, decise di invocare il dio Apollo, il quale, arrivato, gli disse: «Cosa vuoi, corvo? Perché mai osi disturbarmi?» «Dio Apollo, sono un tuo umilissimo servo, aiutami, ti prego!» implorò il corvo. «Se ti libero, cosa farai per dimostrarmi la tua gratitudine?» chiese Apollo. «Dio, ti farò un'offerta di incenso, il tuo preferito!» promise il corvo. «Va bene!» rispose il dio e lo liberò. Il corvo se ne andò tutto contento, ma i giorni passarono e si dimenticò la promessa fatta. Successe però che il corvo venisse catturato nuovamente. Memore del fatto che non aveva mantenuto la parola data ad Apollo, questa volta chiese l'aiuto del dio Hermes. «Cosa vuoi?» gli chiese. «Dio Hermes, sono un tuo umilissimo servo, aiutami ti prego e ti farò un'offerta di incenso», pregò il corvo. Hermes, che sapeva benissimo che il corvo non aveva mantenuto la promessa fatta ad Apollo, gridò: «Sciagurato! Come puoi pretendere che io ti creda dopo che hai ingannato il dio Apollo?» E se ne andò. Il corvo allora capì l'errore commesso e non gli rimase che sperare nella clemenza del cacciatore. Cosa vuole insegnarci Esopo con questa favola? Che chi non mantiene le promesse, quando è nei guai, non troverà nessuno che lo aiuti. Se ti è piaciuto, lascia un grande like ed un commento. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.